Ci troviamo dinanzi all'ENI a conclusione della manifestazione organizzata dall'USB, dallo sciopero che appunto è partito dalla portineria A dell'Ilva ed è giunto qui, uno corteo che ha voluto innanzitutto salvaguardare la dignità del lavoratore, ha voluto tutelare e vuole tutelare il lavoratore contro ogni tipo di sfruttamento e a tutela appunto dell'ambiente, della salute e appunto dei diritti del lavoratore. Ma la cosa che veramente mi fa da un lato sorridere ma dall'altro davvero rabbrividire è questo pannello, questo manifesto che compare dinanzi all'entrata al varco principale dell'ENI. Vedete, ENI è in prima linea nel contrastare i cambiamenti climatici, la cultura dell'ambiente dal 1964 in Norvegia. Io inorridisco perché se penso all'inquinamento che produce l'ENI, se penso agli odori sgradevoli e altamente inquinanti che si percepiscono, che subiamo passando dinanzi allo stabilimento ma anche a qualche chilometro di distanza, io dico: ma l'ENI cosa pensa? Che i tarantini portino l'anello al naso? Che i tarantini siano stupidi? E l'ENI forse vuole raccontarci le favole e vuole rifarsi una verginità dicendo che vuol contrastare i cambiamenti climatici? L'ENI pensasse piuttosto a contrastare l'inquinamento che essa stessa produce a Taranto, invece di pensare alle favole, ai massimi sistemi, a queste follie, a queste fantasie di voler contrastare i cambiamenti climatici. I tarantini hanno capito tante cose, sono stufi e sono stufi soprattutto di ammalarsi di cancro. E l'ENI, non dimentichiamolo, inquina tanto quanto, più o meno non ci interessa, ma inquina come l'Ilva, così come Cementir.